Devo smettere di usare Facebook? No, non devi smettere di usare Facebook, ma devi utilizzarlo come tutti gli altri social network in modo intelligente. Facebook ti permette di contattare vecchi amici e persone che non si incontrano da tempo, compagni di scuola o persone lontane, e permette agli altri di farsi un'idea su di te. Oggi sono i tuoi amici, domani saranno colleghi, aziende e società di ricerca del personale. Tutto sommato è una fortuna, grazie alle nuove tecnologie, avere a disposizione questi nuovi strumenti di comunicazione che tu però devi sapere usare con prudenza ed attenzione. Facebook è certamente il social network più usato in tutto il mondo, con oltre 1 miliardo di utenti attivi al mese. E tu sai bene come possa essere divertente, ma anche totalizzante ed alienante, se non addirittura pericoloso in alcuni casi. Sì, totalizzante ed alienante, perché passare ore ed ore davanti ad un monitor, sbirciando i profili di altre persone e chattando fino a notte inoltrata, alla fine non ti procura alcun vantaggio, anzi ti fa perdere contatto con la vita reale e ti potrebbe portare a pensare che, grazie a Facebook, tu possa avere migliaia di amici, ma nella vita reale, quella vera, ciascuno di noi ha 3, forse 4 amici veri. Gli altri sono conoscenti, contatti, con i quali può essere simpatico chattare di tanto in tanto, ma stare assieme ad un amico vero è un'altra cosa. Non ha prezzo. Certamente Facebook, come ogni altro social network, è uno strumento utile, ma non deve diventare indispensabile nella vita di un essere umano. Altrimenti c'è qualcosa che sta andando storto e forse c'è un amico vero che stai rischiando di perdere o di non conoscere. Insomma, conti fatti, i social network hanno aumentato il livello di libertà a nostra disposizione, perché adesso è più facile parlare con altre persone, scambiarsi opinioni, documenti e materiali di qualsiasi genere. Allora perché mai dovresti smettere di essere più libero? Devi però allenarti ad usare questa libertà senza farti schiacciare da essa e senza danneggiare gli altri. Alla fine la sfida è tutta qui, imparare ad essere tutti più liberi, anche grazie ai social network, senza mai perdere di vista la differenza tra quel che è vero e quel che sembra vero, tra quel che è realtà e quello che è solo apparenza.